Sto aspettando Massimiliano Neri in Piazza Carità, a Napoli. È la prima volta che incontro Massimiliano, ma so che rappresenta quella Napoli nuova che non vedo l'ora di scoprire. Ciao, Corrado. Ciao Massimiliano. Piacere. Come stai? Bene, bene, grazie. Accomodati qui nel mio piccolo nuovo studio napoletano. Come va? Ti sei sotto la piazza. Hai visto, capito? Io sempre cose di un certo livello, giustamente. Come va? Bene, bene. Senti, questa giornata napoletana come la iniziamo? Beh, io pensavo di partire da un posto molto tipico, popolare di spero Napoli. Spero che sia una roba per fare la colazione, perché visto che sono le 9. Beh, il problema è che ci troviamo in un posto dove è famoso per la trippa. Non so se ti va a mangiare la trippa a quest'ora del mattino. Ah, chi lo sa? Possiamo provare. Anch'io non l'ho mai mangiata lì. Io ne sono una delle 9. Sì, all'idea mi sento un po' male. Anch'io. Dopo il caffè non è proprio il massimo. Poi magari ci prendiamo un digestivo alle 10, così la nostra giornata poi andrà in discesa. Ok, perfetto. Va bene, verso dove andiamo? È di là, noi siamo a Piazza Carità, lì c'è Via della Pigna Secca e lì c'è questo signore che fa la trippa più buona di Napoli. Andiamo, sono curioso. Andiamo. Grazie. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. Cioè, siamo in uno dei quartieri popolari della città, mi sembra. Beh, si vede, no? Ma come mai? Raccontami un po' di questo posto. Ma questo è un posto dove la gente viene a fare la spesa, c'è un po' il mercato così open in plein air. E prima dei supermercati era qui che la gente del centro veniva a fare la spesa, però ancora adesso vedi quanta gente c'è. Si viene qua perché i prezzi sono particolarmente buoni e per comprare tutto c'è il frutto, c'è le pescherie, le macellerie e poi anche tutte queste bancarelle che vendono cose per la casa. Mi sembra che sei ecco, molto... siamo arrivati. Questa Eccoci. È la tripperia della quale ti parlavo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Salve. Buongiorno. Abbiamo mangiato la trippa napoletana? Alle 9 mai. Salve. Noi avevamo due cappuccini e un po' di trippa. Ma una volta si mangiava alle 5 di mattina la trippa. Ah sì, allora mi sentivo anomalo io, perché si usa anche mangiarla così presto sì, la mattina. Sì, è molto buona. Le zendraie, come mai questo nome? Questo è un nome molto antico, erano i mangiatori di trippa. Venivano chiamate le zendaglie, perché? In effetti, anticamente, quando si finiva di mangiare, si buttavano gli interiori. Diciamo che prevalentemente i cuochi erano tutti cuochi francesi, anche sotto il dominio spagnolo, ma il cuoco era sempre francese. Allora, buttate questi, era tutto come una festa. Li chiamavano il popolo dicendo le sont tres, le sont tres, le sont tres. E i napoletani hanno... Il patto era quel le sont tres e le zendraglie. Ho capito. Vabbè, proviamola, va. Quale pezzo? No, io però già so la mia preferenza. Ah, sì? No, non provate il piede, non ce la fa. Opera non ce la fa. Non ce la fai a mangiare opera? 100 pelli. Mamma mia, 100 pelli. Proprio... Perché cos'è che parte è dell'animale? Questo è l'omaso. Questa è la seconda parte della seconda fase digerente. La seconda fase c'è la trippa, c'è la trippa. Dopo la trippa. Se la nostra prima fase digerente ce la farà. Come lo prepara? Sale e limone. È bollito. È bollito, questo qua è bollito, guarda, lo faccio mangiare alla napoletana, va bene? Certo, è come ce lo vuoi fare mangiare, ecco. La fiorentina. Ecco qua. Vado, Vai. Com'è? Buonissimo. Brutto ma buono. Brutto da vedere. Perché ora obiettivamente non è carinissimo, ma è buonissimo. Buona giornata, buon ciao. Lavoro. Arrivederci. Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Non me la scorderò più questa esperienza. Buona. Senti, ma tu hai sempre abitato a Napoli? Io fino a 18 anni sì. Poi dopo sono andato all'estero. Dove? È stato un po' in giro per 3 anni perché ho fatto il modello quando ero piccolo e poi mi sono trovato a lavorare molto a Parigi e quindi ho iniziato lì l'università. E poi sei tornato però? E poi dopo sono stato in Giappone a fare una specializzazione per un anno, in Inghilterra un altro anno, ma sempre con questa voglia di tornare a Napoli perché proprio
Io sono terrone dell'anima. Io penso che noi meridionali possiamo darci le terroni. A voglia, sì, sì. Non ce lo possono dire loro. Non ce lo possono dire loro, ma noi possiamo dircelo. Adesso rimaniamo qui o mi porti da qualche altra parte? Beh, io tornerei di là, così andiamo a vedere Piazza Plebiscito, che è la piazza più importante della città. Beh, andiamo a prenderci un caffè come si deve. Dopo la trippa, okay. Volentieri. Adesso lasciamo questo quartiere un po' così più popolare, perché il mio impegno di oggi è quello di farti scoprire un'altra Napoli. Cioè la Napoli che i turisti generalmente non conoscono, non si soffermano perché vogliono solo vedere i panni stesi, la pizza. Che noi un pochino vediamo, abbiamo visto. Però... Abbiamo visto, però Napoli, cioè, è anche fatta per chi ci vive. I napoletani poi dopo un po' si stancano di vedere soltanto questo. Che Napoli mi fai vedere? Ti faccio vedere una Napoli che è attenta al design, che è attenta alla cultura, che attenta alle novità, che quindi è molto contemporanea, molto più di quanto uno possa aspettare. Sì. Il madonnaro che invece della Madonna disegna Trevisi. Sì. Aspetta che... Buongiorno. Buongiorno a te. Complimenti. Questo è un altro dei simboli della città. Ma una cosa che mi ricorderò per sempre è quando è morto Troisi, che io ero all'anfiteatro greco di Siracusa a vedere la Medea e dopo la rappresentazione tutto il cast dello spettacolo uscì con l'anfiteatro pieno di persone e disse: vi devo dare una triste notizia, mentre noi eravamo in scena è morto l'attore Massimo Troisi. E guarda, mi vengono i brividi, è riuscito a morire in una sera che per me era fondamentale, quindi se n'è andato di scena come c'è sempre stato, per quanto mi riguarda. There is no one that can decide for me. Questa? Io lo so cos'è, ma dillo tu che sei. Beh, questa è la Galleria Umberto I, che è una struttura incredibile. Peccato che non sia tenuta proprio benissimo come quella di Milano, perché la struttura invece è veramente molto bella. Beh, che meraviglia qui! Beh, questa è Piazza Trieste e Trento, qui c'è una concentrazione di monumenti incredibile. C'è questa chiesa che è meravigliosa, chiesa di San Ferdinando, poi subito a fianco c'è il Teatro San Carlo, che è uno dei teatri più antichi del mondo, l'italiano, e poi stupendo. Lì dietro abbiamo visto, si entra anche di qua, c'è la Galleria Umberto I, sì. Poi qua c'è il Palazzo Reale, è tutto qui. Siamo così? Sì, ma anche senza strisce, tanto che a Napoli tutti sono attenti. Ah sì, eh? No, sì, vedi, anche gli altri attraversano così. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful. E questo bar è uno dei più antichi di Napoli, è molto molto bello. Non volevo portarvi in dei posti scontati, questo è un bar importante, può essere un po' scontato, però per me non lo è, perché io abito proprio qui dietro, quindi è veramente il posto dove vengo a fare tutti i giorni colazione. Beh, ma sei un privilegiato, tu vieni a fare colazione tutti i giorni in questo posto incredibile. Sì. Beh. Eccoci qua. Visto che bello questo bar. Un salto nel tempo. Qui c'è passato veramente chiunque. Emiliano, ciao. Buongiorno. Come stai? Venuto? Buongiorno. Corrado, piacere. Buongiorno. Ti prendo la solita colazione? Sì. Come stai? Bene, tu? Bene, 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 grazie. Per accomodare? Grazie. Prego, prego. Vai, vai. Grazie. Vai. Questo posto bellissimo quanti anni ha? Questo è nato nel 1860, però non era strutturato così. In effetti il primo proprietario di questo locale, Mariano Vacca, aveva un locale che era molto semplice, non era decorato, però accortosi l'importanza della piazza, perché noi abbiamo San Carlo di fronte,
Palazzo Reale, Palazzo del Governo, Piazza del Plebiscito, le due chiese più importanti di Napoli, forse San Francesco da Paola e San Ferdinando, e allora decise di fare un locale degno di questa piazza. Diede l'incarico ad Antonio Curri. Antonio Curri è poi lo stesso architetto che ha disegnato la Galleria Umberto, cosa l'hai vista sa di fronte. L'architetto chiama a raccolta tutti i più famosi artisti dell'epoca. E qui ci trovi tutto quello che è l'Ottocento napoletano. Quindi questo bar praticamente all'età dell'Unità d'Italia, insomma. Buongiorno. Buongiorno. Un anno prima, sì, 1860-1861 l'Italia. Ah, non lo so, per me decide il signor Antonio. Ma lui deve prendere il classico caffè napoletano. Abbiamo dolce particolare, nostra produzione, Vesuvio. Il Vesuvio. Non hai problemi, difficile, lo puoi mangiare. È dolce questo. Il Vesuvio è la sintesi della pasticceria napoletana raccolta in un solo prodotto. Quindi vediamo, ci provo io, se è la sintesi. Lo puoi ci mangiare, sarà. Anche Massimiliano. La pastiera, quindi. Sta bene. La pastiera, il babà, la sfogliatella e la zeppola. Questi sono i dolci classici tutti napoletani, insieme. Tutti insieme. Poi c'avete una stanzetta anche dove potete fare un riposino subito dopo? No, devi stare qua. A parte Massimiliano, che abbiamo capito che viene qui a fare colazione tutte le mattine, so che qui dal 1860 a oggi ci è passato praticamente chiunque. Tu ti sei scelto questo posto a caso. Guarda dove siamo capitati. La regina Sissi nel 1890 posso di qua a prendere un gelato. Seduta su questa sedia. L'acqua è un must prima del caffè, no? Sì. Ci vuole l'acqua prima del caffè. Non me lo bevo amaro o dolce? Perché qua siete come un film di Crescenzo. Bevilo amaro, tutto naturale, così amaro. No, a proposito di caffè dolce, caffè zuccherato, mi viene in mente quella scena bellissima di Così parlo bella vista, quando lui arriva a Napoli e chiede un caffè, lo vorrebbe zuccherare, e tu dici no, ma lo pigliassi amaro, lo pigliassi amaro, perché lui lo vuole dolce, e tutti che quella è una scena stupenda. Ma per esempio anche in quel film c'era questa cosa che si fa pure a Palermo, a Bari, in alcune città del sud, di lasciare un caffè pagato. Si usa ancora questa tradizione? Sì, 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 sì. Ma questa è una tradizione che nasce dal popolo. Devi sapere che per il napoletano prendere un caffè è un piacere sublime. Lo è ancora di più quando è diviso con qualcuno, con un amico, con una persona cara, con qualcuno. Allora le persone a volte lo pigliano da solo, o hanno pigliato da solo, non avendo con chi pigliarlo, ideologicamente si inventano un amico o qualcuno che ha bisogno di prendere il caffè e non lo può prendere in quel momento. E ne lascia uno pagare. Quindi... Però il pensiero va ai meno ambienti. È generico, è molto generico questo invito. Però devi dire la famosa fatidica frase, c'è un caffè sospeso? Sospeso. Vabbè, allora facciamo una cosa, andiamo a pagare e lasciamo un caffè sospeso. Per forza adesso. Grazie Antonio per questa spiegazione. È stato un piacere. Ciao. Arrivederci, lo torniamo in giro. In bocca al lupo. Ci vediamo. Buongiorno. Allora noi paghiamo 3 caffè, 2 Vesuvi e ne lasciamo uno pagato. Sospeso. Sospeso. Ok, sono 5 euro. Perfetto. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie. Dove mi porti adesso, Massi? E adesso ti porto in un'altra istituzione napoletana. Una pizzeria? No, no, non è una pizzeria. È un sarto. Un sarto? Un sarto. Già che c'avete una tradizione... Storica di Santi, esatto. A Napoli. Piazza Plebiscito. Questa è Piazza Plebiscito, esatto. Che è la piazza più grande della città. Pensa che questa piazza meravigliosa fino a 15 anni fa era un parcheggio. Un parcheggio? Sì, io quando ero piccolo non sapevo dell'esistenza di questa piazza, perché nonostante sia stato sempre qui ad abitare, ma c'erano tutte macchine, quindi non si vedeva. Cioè, non si vedeva la piazza? No. Io andavo a scuola a Posillipo e c'era soltanto quella parte lì che era una strada dove non c'erano le macchine. Io scendevo col pullman lì che c'era la fermata del pullman, quindi si attraversava.